Il principe Carlo ha sostituito la regina agli Highland Games questo pomeriggio. Il principe di Galles è stato avvistato con la moglie Camilla alla competizione mentre la regina è rimasta nella sua tenuta a Balmoral. I partecipanti alla competizione avevano sperato che Sua Maestà facesse un'apparizione ai giochi, con l'evento normalmente un momento clou nel suo calendario reale. Tuttavia, la gente si sta radunando ai giochi di Braemar, in Scozia, oggi, quando il principe Carlo ha sfoggiato un kilt per l'occasione. Punto punto. Carlo è conosciuto come il Duca di Rothesay quando era in Scozia ed è stato visto tagliare una corda di Erika per aprire ufficialmente The Queen Elizabeth Platinum Jubilee Archway. La duchessa di Cornovaglia ha indossato per l'occasione un elegante cappotto verde e stivali marroni. La controfigura arriva tra i timori per la salute della regina che non tornerà a Londra per incontrare il nuovo primo ministro la prossima settimana. La regina incontrerà invece il nuovo PM il giorno dopo nella sua residenza di Balmoral a causa di problemi di mobilità in corso. Buckingham Palace ha confermato la notizia in quanto un ritorno a Buckingham Palace potrebbe portare a modifiche dell'ultimo minuto per i viaggi. La regina è arrivata in Scozia alla fine di luglio per la sua pausa estiva di 10 settimane. Sua Maestà ha assistito per l'ultima volta ai giochi con Charles nel 2019, il principe Carlo e Camilla consegneranno premi ai migliori concorrenti dell'evento. L'evento annuale di quest'anno è il primo che si terrà dall'inizio della pandemia di Covid nel 2020. La monarca di 96 anni non ha mai perso la competizione durante i suoi 70 anni di regno fino ad ora. I membri della famiglia reale assistono ogni anno allo spettacolo sportivo, radicato nella tradizione scozzese.